l'anno accademico 2022-2023 all'Università Statale di Milano, ospite un'attivista iraniana. In Piazza del Duomo oltre 10.000 persone per dire sì alle famiglie arcobaleno. Milano celebra la seconda edizione dell'Ireland Week, un appuntamento in concomitanza con la festa di San Patrizio. Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG Sestina. In primo piano la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Casal di Principe, dove ha incontrato i familiari di Don Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra. I nostri inviati Alessandra Neri e Nicolò Palla sono andati invece alla manifestazione che si sta svolgendo a Milano. Ci colleghiamo con loro da Piazza del Duomo per gli ultimi aggiornamenti. Sì, buongiorno Alessandro, siamo qui in Piazza Duomo dove dal palco che potete vedere alle mie spalle si sta concludendo la manifestazione per la 28ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata sia da Avviso Pubblico che da Libera. Il corteo ha raccolto oltre 10.000 persone ed è iniziato stamattina alle 9 presso Corso Venezia ed è continuato in Piazza della Scala per poi concludersi qui nel cuore della capitale lombarda. Milano infatti non è una scelta casuale per questa giornata nazionale, ricorre infatti il 30° anniversario della strage di Palestro, dove, lo ricordiamo, nel 1983 sono morte ben 5 persone e sono state ferite altre 12 persone per via di un'autobomba lasciata fuori dal padiglione di arte contemporanea della città. I nomi di queste vittime sono solo alcuni dei 1069 che stanno venendo letti proprio adesso qui dal palco del Duomo. E una celebrazione che ha voluto anche portata avanti anche da Don Luigi Ciotti, uno degli esponenti più importanti di questa manifestazione, che è stata intervistata anche da Nicolò Palla e ha parlato alle nostre telecamere. 21 marzo l'abbiamo fortemente voluta questa giornata. Nasce grazie a una donna. Io non dimenticherò mai il primo anniversario della strage di Capaci, mentre giustamente le autorità ricordavano il giudice Falcone. A un certo punto lei, credo che gli sia costato uno sforzo immenso, mi prende, mi scuote e mi dice una domanda fulminante: ma come mai non dicono mai il nome di mio figlio? Il primo diritto di ogni persona è di essere chiamato per nome. Lei voleva sapere il nome di suo figlio, era la mamma di Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone in quella giornata del 23 di maggio del 92. Un pugliese di Calimera, provincia di Lecce, insieme a Rocco Di Cillo, pugliese, e a Vito Schifani, andati a morire per la libertà e la democrazia del nostro paese. Allora abbiamo pensato che ci sia una giornata che le ricorda tutti, con la stessa forza, con lo stesso impegno, con la stessa intensità. Quel corteo che stanno aprendo centinaia di familiari, moltissimi con le foto dei loro cari, ci ricordano che l'80% dei familiari delle vittime innocenti non conosce la verità. Oggi le mafie sparano di meno, ma non sono più deboli, sono ancora più forti. E soprattutto sono forti, no, al nord del nostro paese. Ecco perché la Lombardia, ecco perché Milano. Ma no. Tra le vittime di mafia c'è anche l'avvocato Giorgio Ambrosoli. L'11 luglio 1979 Ambrosoli è stato ucciso da un malavitoso, già condannato per rapina, omicidio e sequestro di persona. Vi proponiamo un video che commenterà con noi in studio Chiara Evangelista. Una macchina che l'aveva pedinato nei giorni precedenti l'ha aspettato e il personaggio che era a bordo di questa macchina l'ha chiamato per essere poi sicuro che fosse lui e gli ha sparato. Anna carissima, è indubbio che pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Ho sempre operato solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici.
Qualunque cosa succeda, dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo. Te la caverai sempre e farai, come sempre, il tuo dovere. Costi quello che costi. Giorgio. Questa è la lettera che Giorgio Ambrosoli ha scritto per la moglie prima di essere ucciso. Ambrosoli è una delle vittime di mafia. Sì, perché si può morire di vecchiaia, di cancro, anche di mafia. Perché? Perché la criminalità organizzata ha paura di chi ha la schiena dritta, di chi non cede agli scambi di favori ma applica il diritto, di chi semplicemente fa il proprio dovere e lo fa fino in fondo, senza compromessi. E quindi si può morire perché si sa o perché si parla. La mafia agisce in silenzio, non vuole gli occhi addosso. È un parassita che vive nell'ombra, ma basta un fascio di luce per farla morire. E qui si vede la fragilità e la banalità del male. La mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, un'evoluzione e una fine, se la gioventù le negherà il consenso. Si è svolto nel penitenziario San Vittore di Milano un incontro in cui i detenuti tra i 18 e i 30 anni hanno letto alcune poesie scritte da loro. Si sta valutando anche di creare un reparto per rendere il carcere utile. Il servizio di Chiara Evangelista e Sara Bichicchi. Prendo la linea, c'è un problema tecnico, riproporremo il servizio più avanti. L'ONU ha pubblicato un nuovo rapporto sulla crisi climatica. Il documento di sintesi rivolto ai decisori politici si è concentrato sull'urgenza di invertire la rotta e la speranza dell'efficacia delle soluzioni. In giornata ci sarà invece un incontro a Roma sull'emergenza siccità. Facciamo il punto con la nostra inviata Novella Gianfranceschi. Da una parte Fratelli d'Italia con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, dall'altra la Lega di Matteo Salvini. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il confronto per cercare di arginare l'emergenza siccità. Il decreto acqua doveva già essere approvato, ma non c'è ancora. Bisogna farlo entro marzo, ha dichiarato Matteo Salvini. Secondo uno studio del Consiglio nazionale delle ricerche francesi, la siccità che ha colpito Francia e Nord Italia è direttamente collegata al cambiamento climatico. Sulla crisi climatica ieri è stata pubblicata la sintesi finale del sesto rapporto del gruppo di scienziati che si occupa di clima per le Nazioni Unite, l'IPCC. La sintesi non contiene nuove informazioni rispetto a quanto già si sapeva sull'emergenza climatica, ma racchiude le indicazioni scientifiche che politici e amministratori delegati dovranno seguire per adottare decisioni che da qui al 2030 dimezzeranno le emissioni di gas serra. Le policy attuali stanno invece andando in direzioni opposte. Se non cambia nulla, nel 2100 la temperatura media globale supererà i 3 gradi. L'accordo di Parigi aveva stabilito il limite di 1,5. Le tecnologie e le risorse economiche per invertire la rotta ci sono, hanno detto gli scienziati dell'IPCC, ma bisogna agire ora. Per usare le parole del segretario generale dell'ONU, ispirate all'ultimo film vincitore degli Oscar, il nostro mondo ha bisogno di azioni per il clima, everything, everywhere, all at once. Da Roma è tutto. Vi riproponiamo il servizio sul carcere San Vittore di Milano realizzato da Chiara Evangelista e Sara Bichicchi. La primavera è arrivata anche a San Vittore. Alcuni giovani detenuti hanno presentato al pubblico le poesie scritte durante l'inverno. Da gennaio si sono ritrovati ogni giovedì per un percorso di riflessione promosso dal gruppo della trasgressione e dall'associazione Libera. L'obiettivo è quello di guidare i detenuti under 30 su un cammino di rinascita e riscoperta di se stessi. Tra gli strumenti usati anche la poesia. Non so per quanto starò tra queste mura, l'incertezza su chi sono mi tortura. Vorrei trovare la giusta attrezzatura, qualcuno che mi aiuti a risanare la frattura. Mancanza di stimoli e sovraffollamento sono i problemi che oggi il carcere deve affrontare.
pezzi in carcere sono troppi, sono veramente tanti, ci sono tante cose che evidentemente non stanno funzionando, il carcere non può essere la risposta, ma è la struttura in cui l'istituzione ha la necessità di investire, perché se non lo facciamo stiamo veramente vanificando tutto. Per favorire la collaborazione tra detenuti e istituzioni, Yuri Aparo sogna di realizzare il reparto La Chiamata, coscienza e responsabilità, i pilastri del piano. Un reparto in cui il detenuto non si comporta come un detenuto ospitato a cui viene insegnato qualcosa, ma si deve comportare come un detenuto che serve a qualcosa e che fa qualcosa per gli altri e per se stesso. Venerdì 17 marzo si è svolta l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 all'Università Statale di Milano. Al centro della cerimonia il tema della difesa dei diritti violati, radicato nell'identità dell'Ateneo, e il ruolo dell'Università come custode dello spirito critico e della forza della libertà. Il racconto di Stefano Guerrera. L'Università Statale di Milano inaugura l'anno accademico, il 99esimo della sua storia. 61.000 studenti e 150 corsi di laurea, tutti con una stella polare. Il valore della memoria e della testimonianza, come ha affermato nella sua prolusione il magnifico rettore Elio Franzini. Che il sapere può provenire dal cielo, ma il grande pensatore è solo colui che l'ha trasferito nelle città, introdotto nelle case e portato a interessarsi della vita, dei costumi, del bene e del male. Ospite dell'evento Raihan Tabrizi, attivista iraniana impegnata nella difesa dei diritti delle donne in Iran. La libertà sarà raggiungibile in Iran esclusivamente attraverso il rovesciamento dell'attuale regime, poiché dialogare con loro è uno sforzo vano. Salute mentale, caro affitti e diritti delle donne, i temi che stanno a cuore agli studenti. L'università può essere una sentinella, è quello che qui in UNIMI avviene con il counseling psicologico, può essere sentinella per quegli studenti e quelle studentesse e può impostare le sue strutture facendo sì che lo studente non sia da solo, facendo sì che frequentare il contesto dell'università sia frequentare un contesto positivo. E come studente fuorisede posso dire di no, ci sono abbastanza opzioni abitative per noi studenti e naturalmente i prezzi degli affitti stanno salendo all'estero. Io penso che le donne in Iran facciano una cosa grandissima perché la loro rivoluzione è una rivoluzione femminista e le donne sono ancora oppresse. Donna, vita, libertà. Zan, zendegi, azadi. Grazie. Continuano le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. A Parigi i manifestanti si sono scontrati contro la polizia, ferendo 11 agenti. La protesta si è allargata anche in molte altre città. Ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti da Parigi con Marta di Don Francesco. Almeno 142 persone firmate finora a Parigi e quasi 2.000 agenti impegnati a mantenere l'ordine. E questo il bilancio della notte dopo la definitiva approvazione della tanto contestata riforma delle pensioni, che alza l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Sulla riforma il presidente Macron parlerà domani alle 13 sulla TV di Stato. Le proteste, organizzate da un passaparola via Telegram, si sono svolte nelle notte in diverse città francesi. Ieri il governo ha superato la prova del voto in assemblea. Non sono bastati i 278 voti raccolti da una delle due mozioni di censura, mancando di soli 9 la soglia necessaria per far cadere l'esecutivo. A votare la mozione sia la destra di Marine Le Pen sia la sinistra di Jean-Luc Mélenchon, dopo che la scorsa settimana Macron ha fatto passare la riforma bypassando il Parlamento. La riforma delle pensioni è passata quindi, ma lo scontento si è sentito da subito. Non solo nelle piazze, ma anche all'Assemblea Nazionale, dove deputati della sinistra hanno gridato alla Premier Elisabeth Borne di dimettersi. Rischio che si corre, perché Borne potrebbe essere sostituita dall'attuale Ministro dell'Interno. Le opposizioni intanto hanno presentato un ricorso alla Consulta e un progetto di referendum popolare. I sindacati hanno indetto una nuova giornata di sciopero nazionale il giovedì 23 marzo, ma alcune categorie hanno già iniziato a incrociare le braccia. Si tratta ad esempio del personale delle raffinerie, che ha lasciato a secco alcuni benzinai del sud-est del paese.
Il 18 marzo è stato organizzato un corteo per il ventennale dell'omicidio di Davide Cesare, detto Dax, il militante del Centro Sociale Orso, ucciso sotto lo slogan antifascismo e anticapitalismo. Varie le sigle del mondo della sinistra presenti, tra cui anche la componente anarchica. Il servizio di Matteo Pedrazzoli. Traffico bloccato e strade occupate. Sono in migliaia ad accorrere al corteo antagonista di sabato 18 marzo. Appuntamento previsto per le 14.30 in piazzale Loreto, dove si sono radunati manifestanti a tutta Italia e non solo. Il corteo era attentamente osservato dalla polizia, che temeva atti di guerriglia da parte dei gruppi anarchici presenti. Alla fine non ci sono stati scontri, con solo qualche lancio di petardi verso giornalisti e polizia a manifestazione ormai conclusa. Non sono mancati atti di vandalismo e scritte sui muri. Un murales, lungo circa 30 metri, è stato fatto in piazza Durante, sotto la sede della banca Fineco, poi vandalizzata anch'essa con lancio di vernice. Diverse le anime e le bandiere presenti, da quella sovietica a quella jugoslava. Il corteo ha suscitato la curiosità di chi si è trovato nei paraggi per caso, ottenendo pure l'appoggio di qualcuno. Manifestazione che verrà ricordata anche dagli automobilisti rimasti bloccati nel traffico. Stop all'articolo davanti ai nomi delle donne, sì invece alle professioni declinate al femminile. L'Accademia della Crusca ha fornito alcune indicazioni sul linguaggio inclusivo per la parità dei generi negli atti giudiziari. La premessa è quella di rompere qualunque asimmetria che distingue tra i generi, perché intesa come discriminatoria. Sabato 18 marzo, in Piazza della Scala a Milano, si è svolta la manifestazione Arcobaleno. La protesta è stata indetta dalle associazioni LGBTQ+, e da vari partiti, tra cui PD e più Europa, dopo lo stop al certificato europeo di filiazione, un documento che avrebbe garantito alle coppie omogenitoriali il diritto ad essere riconosciute in tutti gli Stati membri. E per saperne di più, il servizio di Alberto Fassio e Novella Gianfranceschi. Bandiere, palloncini colorati, mamme e papà. A Milano, 10.000 persone in piazza per le famiglie Arcobaleno. Qui è una piazza che dice dobbiamo essere uniti perché i diritti non sono di una minoranza, ma riguardano tutte e tutti. Il Senato ha bocciato il regolamento dell'Unione. I figli Arcobaleno non hanno diritti. A Milano, penne al cielo per chiedere di registrarli. A dicembre, la Corte di Cassazione, con una sentenza, ha detto no alle registrazioni. I comuni come Milano, che prima registravano liberamente i figli delle coppie dello stesso sesso, sono ora costretti a fermarsi. I bambini delle coppie omogenitoriali vivono sospesi in un limbo giuridico. E così, di fronte a Palazzo Marino, Elly Schlein, neosegretaria del Partito Democratico, promette un progetto di legge per toglierli definitivamente da questo limbo. Ci colleghiamo dalla postazione agenzia con Alberto Fassio. Alberto, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Ciao Alessandro e buongiorno a tutti. L'ultimo aggiornamento arriva dall'Europa. Infatti la Commissione UE ha approvato oggi 14 progetti di assistenza tecnica per l'attuazione delle riforme previste per il PNRR. Ad annunciarlo è stata la commissaria per l'UE per la coesione, Elisa Ferreira, la quale ha detto che l'Italia è uno dei paesi più collaborativi già con i precedenti governi e che quindi grazie all'approvazione di questi 14 progetti si andrà a lavorare meglio sull'utilizzo dei fondi del PNRR, in particolare per migliorare la capacità amministrativa. E con questo è tutto, ti restituisco per ora la linea. Grazie Alberto. L'Unione Europea ha varato un piano da 2 miliardi per fornire munizioni all'Ucraina. A firmare l'accordo sono stati 18 stati, tra i quali per il momento non figura l'Italia. Per saperne di più ci colleghiamo con Martina Orecchio. Sì Alessandro, è stato messo nero su bianco l'impegno dell'Unione Europea a garantire sostegno all'Ucraina nel conflitto contro l'esercito russo. Il Consiglio degli Affari Esteri infatti si è riunito ieri a Bruxelles e ha approvato lo stanziamento di 2 miliardi di euro per l'acquisto di munizioni da inviare a Kiev. I fondi verranno prelevati direttamente dall'European Peace Facility, che è lo strumento europeo che appunto stanzia le operazioni militari. Il piano è stato presentato dall'alto rappresentante per gli affari esteri europei
europei Joseph Borrell ed è diviso in tre parti. La prima parte prevede il rimborso degli stati che forniranno a Kiev munizioni prelevate direttamente dai propri arsenali. 1 miliardo di euro sarà poi utilizzato per l'acquisto di munizioni da 155 mm. La terza parte del piano invece prevede, ha come obiettivo quello di stimolare la produzione di armi militari, se necessario anche mobilitando il bilancio dell'Unione Europea. Il testo è stato sottoscritto per ora da 18 Stati europei. L'Italia non ha ancora aderito all'accordo, ma stando a quanto si apprende dovrebbe unirsi ai firmatari nei prossimi giorni. Per ora è tutto, Alessandro, lì nello studio. Donald Trump potrebbe essere incriminato per aver pagato la pornostar Stormy Daniels con i soldi della campagna elettorale del 2016. Sabato 18 marzo, The Donald ha scritto sul suo social network Truth che oggi sarebbe stato arrestato. Se ciò accadesse, Trump verrebbe comunque subito rilasciato su cauzione e questo non gli impedirebbe di correre per la Casa Bianca. Si sta svolgendo oggi la seconda giornata di incontri tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Il presidente cinese ha dichiarato di voler rafforzare l'interazione con la Russia e di voler porre la Cina come mediatrice per il conflitto con l'Ucraina. Per noi da Mosca c'è Matilde Peretto. È la seconda giornata a Mosca per il presidente cinese Xi Jinping, nella quale è prevista la firma di più di 10 documenti e la stipulazione di un accordo sulla cooperazione economica tra i due paesi che durerà fino al 2030. Di pace si è parlato nella giornata di ieri, durante l'incontro durato 4 ore e mezza, nella quale Putin ha affermato di aver letto attentamente il piano per la pace proposto da Pechino e di provare interesse e rispetto per le iniziative cinesi e di essere aperto alla negoziazione. Oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi, Wang Wenbin, ha detto che la Russia ha studiato effettivamente bene il documento sulla soluzione politica della crisi in Ucraina ed è aperta ai colloqui di pace. Secondo Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, il mondo non deve lasciarsi ingannare dalle mosse tattiche della Russia sostenute dalla Cina. Secondo gli USA, infatti, il cessate il fuoco non sarebbe una buona scelta e permetterebbe alla Russia una tregua utile per riarmarsi e riprendere l'offensiva contro l'Ucraina in condizioni migliori di quelle attuali. Nonostante la diffidenza nei confronti della Cina, la Casa Bianca vuole mantenere aperti i contatti con Xi Jinping e insiste sul fatto che il presidente cinese dovrebbe anche parlare con Zelensky per avere la sua prospettiva sul conflitto. Domani sarà l'ultima giornata per il presidente cinese in Russia e la TASS, l'agenzia ufficiale di stampa russa, ha riferito che Xi Jinping ha invitato in visita Vladimir Putin in Cina già quest'anno. Da Mosca è tutto, linea allo studio. Si è tenuta dal 12 al 19 marzo la seconda edizione dell'Ireland Week Milano, un appuntamento in concomitanza con la festa di San Patrizio che ha portato più di 50 eventi in tutta la città. Moltissime le persone presenti per questa edizione che si è rivelata un successo. Il servizio di Maglio Adon Agostino Pistolesi e Matteo Cianflone. 17 marzo, festa di San Patrizio. L'Irlanda celebra il missionario che spiegò la Trinità con un trifoglio. Milano ha organizzato eventi e mostra all'aperto. Un richiamo per i turisti, che sanno bene quale birra scegliere. Think you know the answer to that one. It's black and it's got a white head on it. Guinness, of course. Tempo di una Guinness ed è già ora di pranzo. Il momento perfetto per trovare uno dei panini in omaggio all'Irlanda. Pane croccante, salmone, burro e non resta che far gioire il palato. Prego. Abbiamo adottato questa scelta perché ci siamo accorti che funziona moltissimo questa festa di San Patrizio. Un minuto di riposo e si riparte a tutta birra in uno dei locali dove si canta e balla la tradizione. Così, mentre in Irlanda si continua a celebrare il patrono, Milano si unisce alla festa in un'unica danza. Torniamo ora alla nostra postazione agenzia. Alberto, ci sono novità? Sì, Alessandro. È appena arrivata un'ANSA. È morto a Roma all'età di 92 anni il regista italiano Citto Maselli.
Pluripremiato, ha cominciato la sua carriera con il film Gli Sbandati nel 1955, altri suoi titoli noti Gli Indifferenti del 64 e Il Segreto del 90. Ad annunciarlo è stato Maurizio Acerbo in una nota. Maurizio Acerbo è il segretario nazionale del Partito Rifondazione Comunista e Sinistra Europea. Il cinema e la cultura italiana perdono un maestro e un grande regista, così ha concluso proprio Acerbo. Ti restituisco la linea. Al Festival Indiano abbiamo deciso di dedicare la nostra chiusura con la copertina di Novella Gianfranceschi. Per questa edizione di TG Sestina è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata. I woke up to the morning sky first. Like we rehearsed when they get up off this ground.